Signore e signori, buonasera e benvenuti ad Alice Channel Talk. Innanzitutto bentornati dalle vacanze, perché è stato in vacanza, e chi invece ama di andare in ferie a settembre, insomma, ci seguirà da fuori sede. Detto questo, io vi presento subito gli ospiti miei di questa sera, che sono David Di Tonto, Executive Manager di Tecno, dopodiché Stefano Rossoni, Senior Manager di RSM, Maria Pia Masi, Manager di Manpower, che è un'agenzia interinale, e in collegamento abbiamo l'ingegnere Andrea Ricci, Senior Vice President Filling Station di Snam for Mobility. Io vorrei incominciare da una grafica che invito la regia di mettere alle mie spalle sul maxi schermo, che raffigura un poco delle proiezioni che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale per le stime del PIL, perché insomma dobbiamo capire che momento economico viviamo e cosa ci presentiamo. Queste stime del PIL parlano di una crescita ridotta rispetto alle aspettative dell'Eurozona nel 2022 al 2,6%. L'unica nazione a crescere rispetto alle previsioni è l'Italia, con un PIL al 3%. Poi le cose nel 2023, in proiezione ci sarà un calo del PIL, tanto in Europa, dove alcune nazioni come Francia e Germania hanno più dell'1% in meno rispetto alle previsioni, 1,2, l'Italia molto ridotto allo 0,7. Ribadisco che tutte queste proiezioni sono in uno scenario medio, però insomma, se le cose con la guerra dovessero andare male, tutto quanto, addirittura c'è chi teme in alcune parti la recessione. Io ho due domande da fare innanzitutto a lei. Com'è possibile che l'Italia improvvisamente diventa virtuosa in Europa? Abbiamo la crescita migliore, quella inaspettata, un più 3% rispetto per esempio alla Germania, alla Francia. E come mai, e come si fa a affrontare un periodo con delle profonde incertezze? Lei ha un poco anche il controllo di quello che è tutto il mercato del trasporto e della logistica. Ma allora, diciamo che noi stiamo ancora vivendo una fase di rimbalzo, quindi siamo stati i paesi più severamente colpiti durante l'epoca Covid, durante la pandemia, quindi adesso stiamo ancora godendo di un rimbalzo che rispetto ai risultati 21 sono stati molto molto pesanti. Ma qui il punto è uno, deve essere chiaro, capire se la fase che stiamo vivendo, soprattutto nel contesto adesso del livello generale dei prezzi, è una fase congiunturale o strutturale. Noi ci troviamo oggi ad una forma di inflazione che purtroppo è la cosiddetta inflazione importata, perché purtroppo il costo delle materie prime e di alcuni elementi essenziali del nostro processo produttivo sono esplosi. Se prima potevano essere accettati perché era la cosiddetta situazione derivante dal rimbalzo economico, quindi c'era una sorta di pressione della domanda rispetto all'offerta, e quindi era quasi fisiologico che ci potesse essere un effetto di questo tipo, oggi stiamo importando inflazione perché il costo delle materie prime è ovviamente esploso. E questo è un problema particolarmente importante per l'Italia, perché l'Italia è un paese in cui la componente interna della domanda aggregata è prevalentemente tirata da parte degli investimenti, e sappiamo che le politiche macroeconomiche in contesti inflattivi prevedono aumento dei tassi. Certo. Quindi noi temiamo che questo abbia un effetto ancora più forte sull'economia, perché è vero che riduci, che il tasso di interesse, la manovra sui tassi è uno strumento attraverso il quale tendi un pochino a livellare o a calmierare questa dinamica inflattiva, però è pur vero che si scarica in maniera negativa sugli investimenti, e quindi di conseguenza si pospongono taluni tipi di investimenti da parte delle imprese, con evidenti ripercussioni su produttività, efficienza e quant'altro. Ecco, questa fase, insomma, crisi energetica, crisi inflattiva, crisi bellica, quindi di profonda incertezza, come la state vivendo? Abbiamo visto insomma determinate cifre che però sono variabili, hanno anche queste delle variabili. Ecco, voi come affrontate questo periodo? Allora, sicuramente il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori, nel senso che dopo l'avvento anche della guerra e adesso la caduta del governo, le aziende, specialmente nel periodo questo estivo, si sono bloccate perché
è meglio stare fermo che fare qualcosa di sbagliato. Vogliono verificare quello che accadrà in Italia e quello che accadrà sul mercato. Il problema nostro è uno, le materie prime, che ormai da anni l'Italia non produce più e quindi siamo purtroppo a ricasco di alcune, diciamo, altre nazioni tipo l'Ucraina. Anche questo ha inciso parecchio su quello che è il mercato del, diciamo, dei tessuti, quindi diciamo, certo, sulla logistica e poi più il caro bollette sulla parte efficientamento energetico. Quindi, lei se li ricorda gli anni Ottanta? Sì, ero nato. Ecco, allora vogliamo andare a vedere un attimo, visto che aveva parlato di inflazione, vediamo questo servizio e cerchiamo di ricordare cosa accadde negli anni Ottanta. Anche un servizio un po' divertente, che ci ricorda molto simile. Molto simile, cioè non solo tecnico, però rimergiamoci in quell'atmosfera, perché voglio capire se poi l'atmosfera di questi giorni in che cosa si differenzia. Dalla frutta ai voli, dalle bollette al tempo libero. L'inflazione dilaga e tocca l'8%, il tasso più alto da 36 anni. Per il carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il rincaro è ancora maggiore e raggiunge l'8,3% nei dati preliminari dell'Istat. L'inflazione ci riporta indietro al 1986, quando guardavamo al cinema Top Gun e l'esordio di Tom Cruise e ammiravamo l'Argentina campione del mondo di Diego Armando Maradona. E se i prezzi tornano ai livelli di quasi 40 anni fa, è diventata realtà quella paura della guerra che ci aveva sfiorato allora con i missili di Gheddafi su Lampedusa dopo il raid americano su Tripoli. Ma ora, come a quel tempo, il terrore viene dall'Ucraina, oggi aggredita dalla Russia, di cui nel 1986 era la costola occidentale da cui partiva l'onda radioattiva della centrale di Chernobyl. La nube tossica, negata da quella che era ancora l'Unione Sovietica, era scoppiata a pochi chilometri da Kiev, oggi bombardata da Mosca. Per il resto, poco è tornato nel bene e nel male di quegli anni Ottanta, e se quest'anno l'inflazione ci fa tremare i polsi, non era questo il problema più sentito quasi 40 anni fa. Pochi anni prima, nel 1980, l'indice dei prezzi al consumo era infatti schizzato oltre il 21% e conveniva più essere tra i bot people che investire altrove. I buoni del tesoro a 6 o a 3 mesi rendevano oltre il 10%, trascinando in fase discendente il fenomeno del crowding out. Certo, il debito pubblico iniziava a salire, ma ancora non era la montagna himalayana da scalare che abbiamo davanti adesso. Dottor Rossone, oggi che c'è di diverso rispetto a quella crisi? C'è sicuramente una maggiore, secondo me, una maggiore conoscenza di come si governano queste circostanze, cioè questi fenomeni. Dall'altro c'è un contesto europeo che in qualche maniera ci fa da scudo, ad esempio gli ultimi strumenti, il TIP elaborato dalla BCE, ancorché rispettiamo le condizioni delle quali anche l'applicazione del PNRR, che vedremo adesso con la prossima finanziaria come verrà regolamentato e legiferato, quindi diciamo che forse rispetto a prima abbiamo una maggiore rete di maggiore safety net, abbiamo quindi degli strumenti di protezione. Quindi non c'è il rischio del 21,2% dell'epoca del 1980? Beh, diciamo che ancora oggi in una fase crescente i tassi siamo ancora più o meno protetti, perché il debito è ancora uno stock che deve essere rifinanziato, verrà rifinanziato domani mattina ai tassi domani mattina, quindi adesso l'impatto degli interessi è ancora non è ancora dirompente come potrebbe essere, se, perché sulle nuove emissioni vengono emessi, certo, ai tassi correnti, non il debito da qui anche le cifre che vedevamo del 2023, di quanto riguarda il PIL. E nel 1980 il lavoro com'era? Cioè c'era crisi di lavoro, però. Allora, nel 1980, quindi, noi come organizzazione in Italia, quindi non eravamo ancora presenti, perché siamo entrati quindi in uno scenario che è appunto a fine del 98, quindi con la legge Biagi, per cui diciamo non abbiamo un'osservazione quindi del mercato italiano. Sicuramente è globale, perché Manpower è un'organizzazione globale, quindi presente in oltre 82 paesi nel mondo. E quindi lì già avevamo però degli indicatori che erano totalmente diversi, cioè c'era questa flessibilità. Ma c'è il rischio oggi che ci sia appunto un rimbalzo, un ping pong, salgono i prezzi, salgono
diciamo, gli stipendi risalgono ancora i prezzi, cioè prima diciamo c'era la scala mobile, mi ricordo. Allora, diciamo che oggi viviamo un problema un po' diverso, che stiamo quindi avendo una involuzione quindi del mercato, non tanto quindi da parte quindi delle aziende, ma abbiamo quindi da parte delle competenze del candidato, quindi il cosiddetto quindi nostro shortage del candidato, dove il gap delle competenze, quindi per essere poi appetibili sul mercato ed essere anche competitivi, quindi oggi con un mondo europeo ma anche globale, diciamo, si assottiglia sempre di più. Quindi noi mettiamo in campo, quindi come organizzazione, insieme alle nostre aziende clienti, tutta una serie di strumenti che ci consentono di anticipare i tempi e ci stanno dando la possibilità di fare quelle attività di reskilling, upskilling dei talenti, perché certo. Oggi è, diciamo, un tema... Oggi viviamo un periodo di mismatch nel mondo del lavoro notevole, per cui su questo torniamo. Assolutamente. Ingegnere, abbiamo parlato tanto di 1980, insomma, venendo in fonti energetiche, io mi ricordo il 1970, che era un periodo micidiale per il punto di vista del petrolio, la crisi petrolifera del 73, l'austerity e tutto il resto. Oggi i temi sono completamente diversi, si va verso una transizione energetica, insomma il PNRR è impostato su questo, tutti quanti, il pacchetto Fit for 55 europeo è in tal senso, insomma Snam For Mobility è quanto mai impegnata nell'ambito delle infrastrutture, cioè tutti ci diciamo bisogna cambiare, però poi come? Come lo chiediamo a lei? Ma provo a dare una risposta, non è una risposta facile, perché la sfida della transizione energetica è probabilmente una delle sfide più grandi che a livello europeo e forse globale sono mai state intraprese. Oggi tra l'altro dobbiamo affrontare la transizione energetica in un momento di emergenza che porta il rischio di dover spostare in avanti la transizione, perché nel momento in cui non c'è stabilità nella disponibilità di fonti energetiche si sviluppano misure di emergenza che potrebbero penalizzare almeno per un periodo quella che è la transizione. Dall'altra parte però c'è un'accelerazione, perché vista la sofferenza che abbiamo in questo momento può essere che certi processi che ci porterebbero all'indipendenza energetica potrebbero accelerare. Lato Snam For Mobility, noi sviluppiamo infrastrutture di rifornimento a gas, che vuol dire gas fossile ma per poco tempo, perché andiamo verso il biometano, e idrogeno. Queste infrastrutture, delle quali abbiamo già una sessantina di stazioni aperte e ne arriveranno molte altre negli anni a venire, sono infrastrutture che sono volte primariamente ai mezzi che fanno spostamenti importanti, cioè fanno tratte medio-lunghe, perché questo tipo di mezzi con le batterie ancora non ha trovato una tecnologia che sia adeguata. Lei ha delle domande da fare, dei chiarimenti da fare, non lo so, sulla rete infrastrutturale, su quando conviene magari acquistare dei mezzi perché troveranno la possibilità di essere riforniti. Lei è curioso di sapere queste cose? Stando all'interno del mondo della sostenibilità, quindi attendiamo tutti il PNRR, immagino che l'ingegnere, e come ci auguriamo un po' tutti, verranno utilizzati questi fondi del PNRR per investimenti importanti a livello nazionale, quindi immagino che Snam abbia fatto già un case, avrà più di un progetto, chiedo quello che accadrà dal punto di vista tecnico, nel senso e io le chiedo come Snam per esempio è a fianco alle imprese del mondo dell'autotrasporto per viaggiare insieme verso le energie alternative, verso il biometano, verso il GNL. Ma noi lavoriamo onestamente in questi tempi fianco a fianco con i trasportatori e con i gestori delle stazioni, perché noi di fatto siamo investitori infrastrutturali, costruiamo delle stazioni che poi vengono date a dei gestori che poi comprano e vendono il gas. E in qualche modo cerchiamo di capire quali sono le esigenze e cerchiamo di sviluppare le stazioni proprio sulla base delle esigenze per i trasportatori. Venendo al PNRR, diciamo che il PNRR, l'altro infrastrutture di rifornimento, ha un programma
direi interessante per le stazioni idrogeno, no? Ci sono fondi, dovrebbero esserci fondi per una quarantina di stazioni idrogeno che sono solo l'inizio, no? Dovrebbero essere sviluppate entro il 2026, sono solo l'inizio, perché per avere una copertura ragionevole per i trasportatori ce ne vorrebbero più del doppio, no? In Italia. Però è una partenza, chiaramente se non ci sono le stazioni potranno anche arrivare i mezzi che sono previsti tra il 23 e il 24. Ci saranno dei ritardi, ingegnere? Lei prima ha parlato che ovviamente la situazione anche economica e la situazione della crisi bellica finanziaria può portare dei ritardi. In che misura ci saranno questi ritardi? Allora, per esempio, su quella che è la transizione del bio-GNL, è evidente che con i prezzi del gas attuali, no, i trasportatori non ordinano più camion a GNL, no? E quindi c'è un ritardo nella transizione della flotta. Mentre c'è un incentivo per la produzione di biometano, un nuovo incentivo che sta entrando in gioco, quindi c'è una spinta per produrre biometano a livello europeo molto forte, però con questi prezzi del gas il trasportatore non cambia i mezzi, quindi non avendo il mezzo a GNL non potrà utilizzare il bio-GNL. Quindi questo è un rallentamento. E devo dire, sono state fatte delle azioni dal governo, però l'aumento dei prezzi in questo momento del gas è così impressionante che c'è stato un netto rallentamento delle matricolazioni. Certo. E questo chiaramente è un buco nella curva di ramp up che il prezzo del gas diciamo influisce in questo momento. Ecco, il discorso è questo, cioè noi abbiamo sentito l'ingegnere che ci ha edotto su quella che è la situazione, anche su quelli che sono i ritardi. Il mondo dell'autotrasporto e della logistica come approccia a questa, diciamo, esigenza di transizione, cioè l'equilibrio tra transizione ambientale e transizione economica? Allora, la nostra azienda Tecno fa consulenza di sostenibilità, quindi fa tutto il percorso a livello strategico. Io li utilizzo sempre come cartine di tornasole. Perfetto. Quindi, di quello che è il mondo dell'autotrasporto. Certo, perché noi abbiamo parecchi nostri clienti che fanno autotrasporto e fanno, quindi oggi hanno un'esigenza che è quella di andare a certificarsi, di andare a essere innovativi dal punto di vista di quello che è il cammino virtuoso per la sostenibilità e l'accesso al PNRR. Quindi tutto ciò che riguarda un percorso che ha una durata, perché è uscita proprio una comunicazione da Bruxelles che c'è una nuova normativa che ha dichiarato che tutte le aziende in Italia, quindi in Europa in generale, non in Italia, entro il 2024 devono avere sia le certificazioni e una cosa importante, che è importantissima, la dichiarazione non finanziaria. Quindi sta a significare il bilancio ESG e il rating ESG dell'azienda, non più greenwashing quindi. Cioè il greenwashing scompare, la parola sostenibilità nei vari siti deve eliminarsi, perché dietro a quella parola ci devono essere una serie di N progetti scritti e descritti bene anche di quello che sta facendo quell'azienda. Uno per il mercato finanziario di RSM, per valutare anche se quell'azienda è compliant con quello che è i tre elementi ESG, quindi se sulla parte sia social che governance e environment, quindi la parte, diciamo, di quello che ci attiene di più per quanto riguarda SNAM, stanno facendo un cammino virtuoso. Il PNRR, quindi tornando a noi, tutto il mondo del trasporto è normale che è in una situazione di grossa difficoltà. Oggi il cambiamento, cioè la flotta, che la digitalizzazione, parliamo di digitalizzazione, parliamo di innovazione. Cioè, le pianificazioni si fanno più. Cioè. La pianificazione dell'azienda diventa complicata. Il fixing, quello che poi oggi, fino a ieri le aziende, non è che oggi un'azienda prevede a 2 mesi, una grande azienda ha una gettata a 1 anno, a 2 anni. Quando si faceva fixing, oggi non si può fare più fixing, perché l'amministratore, il CEO o quello che è, non sa domani mattina se, per dire, Putin decide di invadere anche la Moldavia e quindi oppure chiude direttamente il rubinetto del gas. Si auguri che fra un mese non l'hai invada. No, questa incertezza però a livello non soltanto italiano, a livello europeo, crea un grosso caos. Ecco il rallentamento che l'ingegnere giustamente dice. Avere una sfera magica e dire domani mattina rientriamo nel 2018, torniamo indietro, sicuramente sarebbe bello, ma oggi non si possono fare, diciamo, delle previsioni. Ma questa situazione in generale, abbiamo visto un attimo i vari esperti, diciamo, del settore e chi deve gestire questa transizione energetica. Nel mondo del lavoro,
tutto questo come si riflette? Dove c'è richiesta di sviluppo, di digitalizzazione, quindi che devono esserci delle nuove figure professionali che dovrebbero essere formate, le vecchie figure professionali debbono anche essere formate. Sì, questo è un tema, diciamo, abbastanza attuale, e mi ricollego a due punti che appunto dicevano poc'anzi anche, diciamo, le persone qui presenti. Noi parliamo oggi di PNRR e di digitalizzazione, sono due momenti che hanno, diciamo, necessariamente dovuto reingegnerizzare quello che è il nostro mercato del lavoro, hanno dovuto quindi affrontare quindi nuove sfide, e oggi quindi ci troviamo a parlare di shortage del candidato. Dovuto al fatto che c'è un gap quindi tra quelle che sono le competenze delle risorse che attualmente quindi lavorano all'interno delle organizzazioni aziendali rispetto a quello che il mercato sta richiedendo, perché tante volte il PNRR, piuttosto quindi la trasformazione, la digitalizzazione, richiede delle figure che devono avere determinati ambiti, determinate quindi tecnicismi, piuttosto che determinate competenze. State avendo richieste dalle aziende diciamo, corsi di aggiornamento e formazione professionale? Diciamo che non abbiamo delle richieste, ma affianchiamo tutti i giorni i nostri clienti e cerchiamo insieme ai nostri clienti di prevenire quelle che sono le esigenze dell'azienda cliente, perché abbiamo quindi uno osservatorio ovviamente del mondo, grazie anche alla nostra organizzazione, a livello globale, per cui questo ci permette anche di anticipare e di insieme ai nostri clienti di affrontare queste nuove sfide sul mercato del lavoro. Facciamo attività quindi attraverso le nostre divisioni specializzate. Manpower ha un'organizzazione quindi con tantissimi quindi servizi, tantissime linee di business verticalizzate e specializzate per settore. Questo ci consente oggi, e il mercato ce lo riconosce, di andare ad affrontare per le singole realtà quindi aziendali quella che è la specializzazione anche della risorsa all'interno di quel contesto. Mettiamo in campo tutte quelle che sono anche le nostre diciamo, attività interne, quindi come facciamo percorsi quindi di academy, quindi dove andiamo appunto a reskillare quindi le figure, certo, che attualmente non hanno quindi delle competenze, e andiamo a dargli appunto la competenza, quindi lo facciamo diventare talento. Ecco, oggi, certo, si parla tanto quindi e di talento. E rapporto con Aris in questa operazione, in questa operatività? Beh, sicuramente quindi tante quindi aziende che sono, diciamo, associate al mondo Alis ovviamente utilizzano quindi i nostri servizi, si fidano della nostra consulenza, e insieme a loro progettiamo quindi le soluzioni migliori per le risorse, perché non ci dimentichiamo che le aziende sono fatte di impianti, ma tanto la differenza la fa la risorsa, all'interno, la risorsa umana. Assolutamente. Senta, apro una parentesi che può essere anche utile per andare anche un attimo alla conclusione di questa che è stata, sì, una veloce tuffo, diciamo, nell'autunno che ci aspetta. Ma il mercato del lavoro non è che è andato proprio tanto male in linea generale da quando avevamo delle cifre veramente basse. Io invito, sì, la regia di farmi vedere un attimo una slide, che è proprio una slide Ci piaceva vostra condividere con voi, ecco, infatti. Vedo, previsioni sull'occupazione, più 18% nord-ovest, 27%. 5-16%. Sì, allora queste sono le previsioni sull'occupazione e, diciamo, proprio del MEOS, che è appunto la previsione quindi del gruppo Manpower, che ci dà quindi comunque degli indicatori estremamente positivi di crescita del mercato del lavoro. Ancora oggi, nonostante abbiamo avuto appunto delle situazioni intervallate come può essere quello della guerra, insomma, e sempre di più quindi possiamo vedere quindi quella torta e, diciamo, le interviste fatte alla platea degli imprenditori che prevedono un mercato del lavoro quindi in forte crescita. Abbiamo quindi una crescita superiore al 6% rispetto già al trimestre precedente, quindi da luglio a settembre, e mentre rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2021 abbiamo una crescita del più 13%. Questo è estremamente indicativo in un mercato del lavoro come quello italiano rispetto, certo, al dato. Quello che ovviamente si osserva, e quindi in questa slide, al di là delle regioni, è che il sud quindi richiede tantissimo oggi quindi nuove competenze e si aspettano quindi di ricevere nuove quindi talenti, cosa che ovviamente abbiamo avuto sempre una controtendenza, e proprio quindi il talent shortage, quindi l'analisi fatta quindi sul talent shortage, dove abbiamo il 72% quindi di figure professionali che non sono però talenti per le aziende. Quello che
Io mi chiedo, perciò, da dove sono partito, voglio anche arrivare in conclusione, perché quello che mi stupiva era questa cifra dell'Italia che marcia molto forte, poi dopodiché rallenta nelle previsioni, però sono 2, 3, 4 anni che bene o male le previsioni vengono sempre riviste un po' al rialzo. Cioè, ma stessimo sottovalutando un sistema Italia? No, non credo che sia questo. Io sono, mi permetto di essere un po' scettico, perché sono modelli econometrici che si fondano su variabili input, quindi diciamo le previsioni vanno prese sempre con un po' di attenzione. Ritengo che il sistema Italia sia un sistema in questo momento con delle fragilità che sono state rappresentate dai colleghi, in particolar modo mi sembra che quel 72% sia un valore. Sì, certo. A mio modo di vedere esiziale, perché garantire quei tassi di crescita con quello shortage rischiamo di trovare la classica frizione con effetti anche sui salari e stipendi, ulteriore spinta inflattiva. Quindi diciamo il sistema Italia è un sistema che in questo momento è resiliente e sta resistendo. Mi chiedo quanta parte di queste previsioni siano derivanti dalla messa a terra di un PNRR sul quale in questo momento abbiamo qualche difficoltà tangibile, e questo potrebbe avere ulteriori ripercussioni. Cioè, l'instabilità che abbiamo sofferto, diciamo, in questi 2 mesi, adesso fra tre settimane abbondanti andremo alle elezioni, insomma, senza entrare nel politico, ma la stiamo pagando questa sosta? Un attimo, questo momento di governo ordinario? Al momento temo di no. Al momento temo che stiamo semplicemente posponendo un prezzo che dovremo pagare. Il problema è che abbiamo perso del tempo, ne perderemo ancora dell'altro. Oggi la ripresa, visto che siamo in una fase transizionale, ma dell'intero modello industriale italiano, tanto per la digitalizzazione, quanto per l'energia, quanto per altre motivazioni, quindi siamo in una fase transizionale, dovrebbe essere accompagnata in una maniera, come si dice oggi, molto inflazionata, anche questo tema, molto fluido, quindi bisognerebbe accompagnarlo in maniera, come dire, fisiologica, e temo che questo stop abbia creato ulteriori patologie, quindi bisogna stare molto molto attenti. Speriamo che adesso, soprattutto i decreti attuativi del PNR, le riforme che sono necessarie con il nuovo governo verranno applicate e verranno rese possibili. Qual è il suo sentiment per l'autunno che avanza? Io sono fiducioso, a differenza di quello che si dice, sono fiducioso perché le aziende, nonostante tutto noi italiani ci contraddistinguiamo rispetto agli europei in tante cose. La prima è che abbiamo tanti talenti. La seconda è perché noi riusciamo velocemente, nonostante siamo sprovvisti di materie prime, a inventarcele, no? Nel senso che noi siamo bravi a fare tante cose. Insomma, se facessimo delle politiche programmatiche migliori, dove magari i semiconduttori sì, si cominciano a costruire all'interno dell'Italia, o comunque vediamo delle politiche un po' diverse senza dipendere dalla Russia, come abbiamo dimesso, male non sarebbe. Io penso che stanno mettendo in atto un qualcosa che ci siamo fermati per 20 anni. Sicuramente quello che è accaduto tra Covid e guerra sta aiutando a far rimettere in moto il motore Italia. Io mi auguro anche il fatto che siamo di nuovo alle elezioni, coloro che andranno a governarci, a differenza di quello che hanno fatto negli anni precedenti, inizieranno a fare infrastruttura, inizieranno a ridare lavoro, a far sì che anche tutto ciò che sia... Teme per l'applicazione del PNRR? Allora, io ci sono dentro, quindi vedo alcune cose. Quello che oggi poco hanno capito alcune aziende è che devono immediatamente muoversi a certificarsi, a essere realmente green, anche se non si dice la parola green, ma a intraprendere un percorso, a dichiarare realmente quello che fanno, perché la parte sociale è importante. Vediamo il surriscaldamento, no? Un grado e mezzo, vediamo quello che sta accadendo, un caldo incredibile o grandinate, siamo diventati un paese ormai diverso rispetto a quello che eravamo prima. Anche l'agricoltura, il food, il trasporto ne risente. Tante cose messe insieme sicuramente ci potranno essere d'aiuto, quindi per dire la storia ci deve aiutare a far sì che il futuro sia migliore. Ingegnere Ricci, voglio salutarla con una domanda che magari so che non riguarda magari direttamente il suo settore, però insomma, SNAM per l'italiano significa gas. Avremo freddo? Ma speriamo proprio di no. Diciamo che lo stoccaggio che ha SNAM è uno degli stoccaggi più avanzati d'Europa, anche come capacità. Quindi con quello stoccaggio sul quale stiamo lavorando dovremo arrivarci.
Vabbè, insomma, un grado in meno siamo in grado tutti quanti di sopportarlo magari dentro le case, quindi anche un poco di coscienza civile in tal senso non farebbe male. Chiudo al volo, quanti impianti verranno messi sulle autostrade italiane da qui alla 91? Cioè ci sarà una curva in crescita costante e diciamo progressiva? Allora, impianti di rifornimento biometano, sia gassoso che liquido, arriveremo a farne ad aprirne 170 entro il 2026. Abbiamo un piano che invece va al 2030 per aprire un numero congruo di impianti di erogazione di idrogeno. Quindi perché, stiamo lavorando. Anche perché se poi dal 2030, per esempio, non si possono più acquistare o produrre macchine ad alimentazione, diciamo, a carburante o a diesel, a benzina, insomma, qualcosa si dovrà fare. Sì. Attenzione che qui si tratta dei mezzi leggeri, stanno discutendo sui mezzi leggeri che peraltro avrebbero un'esenzione quelli alimentati da biocarburanti o comunque combustibili che hanno emissioni carboniche neutre. Per i veicoli pesanti è ancora tutto in discussione. Perfetto, io la ringrazio e ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione, il contributo che avete dato a questa trasmissione. Do appuntamento a tutti i nostri telespettatori al prossimo numero di Alice Channel Talk.